Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Oggi siamo a Maryborough, Queensland, e praticamente vogliamo farvi vedere un negozio, museo, molto particolare. Ma prima siamo ai piedi del Big Ned Kelly, ovvero questo. Pretty ugly. È abbastanza bruttino, povero, col secchio in testa. E chi è Ned Kelly? Praticamente è il bandito locale che ha scorrazzato qua e là, bla bla bla. È tipo... Non lo sappiamo molto in realtà, forse avremmo dovuto guardare il film. Sì, c'è un film su Ned Kelly, però a quanto pare è il Billy the Kid australiano. Questo è una delle big things in Australia, e che tra l'altro non stiamo proprio vedendo molto puntualmente, però... No, perché non è così interessante in realtà. È così, è carino. Se ci passiamo e ci ricordiamo, perché è anche successo che ci passassimo davanti a queste cose, ma non ci siamo ricordati. Sì, siamo andati oltre. Sì, siamo andati, ciao. Siamo passati e poi tipo giorni dopo, ah, ma in questa città c'era... Ah, vabbè. Ok, vabbè, dopo questa statuetta andiamo a vedere il negozio, che sarà sicuramente molto più interessante. Andiamo. E questo dietro di noi è il negozio che vi portiamo a vedere oggi. È aperto tutti i giorni dalle 10 alle 3 del pomeriggio e costa 5,50 entrare a testa. Sì, con la riduzione studente sono 4 dollari. Come al solito portatevi dietro delle tesserine che possono sembrare tesserine studenti. Quindi ok, entriamo e vediamo un po' cosa c'è dentro. Ok, questo qui era il negozio, speriamo vi sia piaciuto, a noi è piaciuto tantissimo, veramente assurdo. Sì, è una cosa troppo strana, troppo carina, è un fermo immagine degli anni 60, fermo lì. E quella da quella parte invece è la casa dei proprietari, non si può accedere purtroppo. E infine un'altra cosa da vedere qui a Maryborough, oggi è domenica, siamo fortunati ad essere qui oggi perché c'è una specie di... rievocazione storica? Mini fiera? Mini fiera, boh, qualcosa, sui treni a vapore, ci sono questi mini treni a vapore che girano e la cosa è presa molto sul serio, devo dire, tutto organizzato, cioè le piste sono in cemento, quindi sono sempre qui. Non sappiamo ogni quanto lo fanno, c'è il treno più grande a vapore, quello vero, che lo fanno riandare. Un'altra cosa bella è là in fondo c'è un albero totalmente ricoperto da un fico strangolatore. No, credo ormai sia solo il fico strangolatore. Ah, ok. Credo che l'albero ospite sia morto. Quindi anche se non c'è niente, fate un salto a vedere il fico strangolatore, se siete qua. Secondo noi la deviazione per Maryborough, dato che salendo sono tipo 5 minuti dalla Bruce Highway, vale la pena farla per vedere questo paio di cose che vi abbiamo mostrato. E tutto qui. Grazie per aver guardato il video, mi piace, commenti, supportateci e alla prossima meta. Alla prossima meta. Tan tan tan. Ciao. Ciao.